Non porta una chiesa. La tua. Quanti terremoti hai sentito? Quello del 72, quello del 79, quello del 97, quello del 2006 e questo del 2016. Sono contento che sono tornato, mi passeggio, adesso mi fa male la schiena. E non vuoi non ricordarli. Penso a qualcos'altro, ma proprio quelli grossi, quelli del 72, perché siamo stati un anno in tenda, quindi non puoi non dimenticare. Cioè quelle poche persone che sono rimaste lo hanno pagato e lo stanno pagando sulla propria pelle, perché, e poi perché sono abituati veramente a accorciarsi le maniche e quindi con tanto sacrificio che non so quanti di noi sono capaci di fare. Si lavorava la pietra, no? Qui prima, nella zona nostra di Acquasanta, c'erano 37 cave di travertino e a vedere quella cava là, vai a vederla se puoi. Quella cava giù, il travertino va al fondo dell'apparizione del fiume Tronto, per quanto è sceso giù. Beh, diciamo che Madre Natura ci ha lasciato quello che c'era prima, non si è scomposta più di tanto. Infatti una cosa che ti dà un po' di pace è guardare comunque, sì, è una situazione di... Arriva la primavera, arriva l'estate e quindi ci ripresenta sempre un bellissimo paesaggio, ci sono dei posti bellissimi da noi da visitare. Poi ci sono tante belle storie da raccontare. Oh, i lupi di Pito. Sì. I zanni di Umito, boh, non lo so. Nazionarelle, che ci sta? Abbiamo i tanti, i briganti piccioni, che ne so, l'osso di Umito, la coltivazione dei lupini, le feste grosse, perché poi il territorio, il mio suocero lo piantava. Qui? Sì, lo piantava tra le castagne. Grossa produzione, una grossa festa. Allora, questa è la pianta di lupini. Aspetta, dove? Bene, c'è una storia sulla Madonna degli LP. Perché la Madonna con San Giuseppe scappava inseguito dai nemici, diciamo, da chi li voleva prendere. Si sono rifugiati in un campo di lupini. I lupini allora erano dolci e alti e quindi era un buon riparo. Però il seme del lupino... si secca, si stacca e col vento, muovendosi, fa rumore. Allora la Madonna maledisse il lupino, che diventò amaro e fece la pianta più piccola. E da lì la Madonna dovevo lupino, devi capire. Le cose belle che ci stanno qui, le terme. Abbiamo un'acqua la migliore d'Italia, i fanghi migliori d'Italia sono. Beh, io li porterei di posti turistici, diciamo, le strutture, ristorantini, locande, cioè dove? Da vedere una bella natura, poi c'è da assaporare le specialità del posto, le cascate, le passeggiate, vabbè, anche i boschi, i castagni, le varie frazioni, i paesaggi, le luci che ci sono proprio. Gastronomia, mangiare funghi. C'è di tutto, tartufo, tutto. Mangiare si mangia bene, sì. Poi in Italia si mangia dappertutto bene, specialmente le Marche e l'Abruzzo. L'Italia è l'Italia. È una meraviglia.